Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dillo tu. Salve ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo video di Crash Bandicoot quale? 2. Sottotitolo? Cortex Strikes Back. Brava! E adesso andiamo ad affrontare il dottor Cordless, il re dei telefoni senza filo. E ridaglie con sto veicolo. Che brutto che non ha detto nulla. Allora, questo è il boss più deludente della saga, penso, o almeno della trilogia, perché è molto semplice. Molto semplice. Fu così che perse 20 volte. Ottimo. Noi dobbiamo inseguire Cortex nel jetpack. Però, vabbè, io stavo dicendo che era semplice, però effettivamente sono un deficiente, quindi ci sta che io perda anche, però dobbiamo inseguirlo, semplicemente non è affatto così difficile ed è deludente rispetto agli altri boss di Cortex, non che siano sto granché anche gli altri, però guarda come sto perdendo, guardalo, perderò, guarda, l'ho detto, facilissimo, ecco, ho perso, bellissimo, me la son gufata. Risatina Bene, malefica. allora, dato che me la sono goffata tantissimo, vabbè, ma quindi posso colpirlo prima, non devo arrivargli proprio dietro il culo, ok? Ecco cosa. Vabbè, se io becco gli asteroidi, però. Basta! Ma chi ti ha dato la patente spaziale? Non esiste la patente spaziale. Chi l'ha detto? Speak. E ora, dai, raggiungiamolo. Ora sto andando decisamente meglio. Dovevo fare brutta figura, ovviamente, per il content. Come avete visto, dobbiamo colpirlo 3 volte. No, dai. Guarda come perdo di nuovo. Guarda! Eccolo. Ma devo arrivargli vicino. Ma che palle. Ho perso di nuovo. Ma dai! Ma basta! Guarda lì, sti. Tua mamma è un maschio. Adesso ti sdrummo male, Cortex. Certo che io fare brutte figure pure nel boss più semplice del gioco. No, magari E su. adesso? Ah, ma puoi buttarli via gli asteroidi. Eh Ah, sì. sì. Ok, due. Non so se sto andando meglio di prima. Di sicuro la. Basta che non prendo più roba qua e potrò sconfiggerlo. No! Non mi hai ancora battuto, Crash Bandicoot! Ma l'hai deciso tu, scusa. Belli ste cose sui Crash, capelli. cosa pensi che sia successo a Cortex? E cosa pensi del Cortex Bot? No, più che altro cos'è successo a Coco, che cosa ha sui capelli? Poi di logica al fuoco non potrebbe funzionare nello Guarda, c'è spazio. scritto Naughty Dog. Che fuoco. Quello del jetpack. Effettivamente, boh. Vabbè, direi. No, non, come non si possono saltare i titoli di coda? Vabbè. Io li velocizzo. Giustamente, dato che erano in quattro gatti a svilupparlo, hanno iniziato a mettere boh, tutti quanti i nomi di chi lavorava per Sony. Non so cosa serviva. Ma invece di fare gli hack dell'emulatore che ti davano i cristalli, non potevano fare l'hack dell'emulatore che ti dava possibilità di saltare i titoli di coda? Oh, buongiorno, sai. Vabbè, allora la storia è che Cortex è sconfitto, ma la sua stazione spaziale ancora no. Quindi qua taglio. Cosa? Ma doveva spingermi in basso? Vabbè. Ok, eccoci. Grazie. Alla piattaforma di tutte le gemme. Parla anche tu, dai, se no Sì, registravo da scusate solo. che. È che non abbiamo molti argomenti di cui parlare. Oddio, sta per uccidermi tantissimo. Ma. Ah, così?
sembrano? Sono dei pistoni. Ma guarda quando ti premono in basso. Dai, dimmelo che lo taglio. Vabbè. Tra parentesi, pensate che mi sembra che in Giappone sia stata censurata la scena, perché praticamente mi sembra ci fosse al tempo un killer che uccideva la gente e decapitava la testa e la lasciava a fianco alle scarpe. Quindi è stata censurata in Giappone. Vabbè, ma tanto in Giappocina è tutto un po' strano. Che palle, non ha preso il comando. No. Ma io devo mettermi un decente. Un decente è più se stessoso. Oddio. Oddio, come ha fatto a non prendermi? Misteri. Qua. Cioè, è pieno di vite. Infatti io il trofeo delle 99 vite su Insane Trilogy l'ho preso salvando e caricando sta zona. Perché davvero è pieno di vite. Qua potreste cadere in teoria se vi muoveste mentre è in movimento la piattaforma. Perché si scocciavano di fare, come nei bonus che ci sono bene le collisioni. Muori. Oh, il ora... solito urletto. Il solito urletto. Ok, ed ecco la gemma. Qua c'è sempre sta gemma. Non so che succeda se voi prendiate tutte le casse e arriviate qua. Non lo so. Probabilmente esploderà il mondo. E finalmente abbiamo tutte le gemme. Probabilmente crasherà il gioco. Crasherà. Vabbè, ecco. Sei riuscito a trovare tutte le gemme? È incredibile! Ma i cristalli non sono l'unico modo per catturare l'energia dei pianeti. Anche le gemme possono farlo. Con esse io posso distruggere il Cortex per sempre! Fatti trasportare nella mia installazione laser. Perché si può anche distruggere per un'ora il Cortex Vortex? Vabbè, è povero embrio che gli hanno tagliato i coglioni. E quindi vediamoci il filmato. Vuoi fare il mio onore? Poi Oxide ha una voce molto simile. Ma saranno stronzi questi? Adesso non posso saltare. Cioè, non posso saltarlo, devo vedermelo due volte. Vabbè, dicevo, mi sembra che Embryo abbia la stessa voce di Oxide in CTR. Vabbè, che dire di questo gioco? Molto bello, è il mio gioco della trilogia preferito. Anche se ci ho sclerato, ma in realtà è perché io sono una persona orgogliosa. Diciamo che gli scleri fanno parte del gioco. Ma io sono una persona orgogliosa e quindi mi brucia perdere in punti in cui non perdo quando gioco per conto mio. Però quando registro perdo e quindi mi girano i cosiddetti. Mi sembra giusto. Per il resto è un gioco molto bello. Ma perché c'era Cortex che rideva? Stavo per cascare dalla sedia. E Cortex dovrebbero essere sparito. Guardiamo un pezzo del Cortex Vortex che ondeggia in modo molto sensuale.
E adesso ci fai vedere per qualche motivo questo. Non me lo ricordavo. E vabbè. Sì, potrei saltarli in teoria, però no. Vabbè, lo salto. Ok, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo gameplay. Perché mi ha portato qua? Oh, no, ma... Ma? Cos'è successo? Va bene, è bellissimo. Sì, Cortex, non rompere le palle. Ma sbaglio, ho fatto carica partita e mi ha portato qua. Cos'è successo? Errore durante la lettura. Questi sono i save states. Ok, ora si spiega. Ok, io in realtà ho detto carica partita. No! Ah, non ho saltato. Vi ringrazio. Che parte finale di me. Vi ringrazio per aver seguito questo Wolfru. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao. Davvero mi ha resettato il salvataggio. Ok, quindi non possiamo avere il salvataggio con tutto, a quanto pare. E sì, ciao. Anzi, fai te l'outro, dai. Grazie a tutti ragazzi per aver guardato questi video e aver seguito questa serie. Un saluto. Ok, diversa dal solito. Ciao.